Giovedì 23 luglio 2020. Io sono Gabriele Perrone e questo è il buongiorno di Parole di Management. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Buongiorno PDM, il podcast della casa editrice Este per una rassegna stampa quotidiana di quelle che sono le notizie più interessanti per il mondo delle imprese. Con me oggi c'è Dario Colombo, caporedattore di Este e direttore di Parole di Management, a quale do il benvenuto. Buongiorno Gabriele, buongiorno a tutti. Buongiorno Dario, oggi commentiamo insieme le notizie più importanti, soprattutto dal punto di vista economico. Non possiamo non partire con l'analisi su dove saranno destinati i soldi che l'Italia ha portato a casa dall'accordo di Bruxelles sugli aiuti europei a causa della crisi da coronavirus. Un piano a tappe con 137 progetti, di questo parla oggi per esempio il Corriere della Sera. Dall'alta velocità alla fibra, il lavoro, il taglio delle tasse. Ecco, anche su Repubblica si leggono opinioni di opinionisti illustri come Boeri, Luna, Minerva, Penati, Rizzo, Ro, Saraceno, tanti nomi che indicano quali sono le riforme che servirebbero all'Italia. Intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato la richiesta di un nuovo scostamento di bilancio che è pari a 25 miliardi. Inizialmente appunto si era parlato di 20 miliardi, ma alla fine ne sono stati aggiunti altri 5. Queste risorse verranno utilizzate per prorogare la cassa integrazione, non solo, anche per sostenere le imprese e i settori più colpiti dalla crisi economica. Ecco, c'è un tema che mi interessava affrontare con te, Dario, che riguarda però anche il ruolo dello Stato nei confronti delle aziende. Prego. Sì, guarda, magari facciamo una piccola parentesi rispetto al Recovery Fund, perché credo che sia un'occasione storica, magari anche ricordando le cifre. Parliamo di 750 miliardi totali, 360 in prestiti e 390 di aiuti a fondo perduto. L'Italia, come si sa, ne riceverà 208, di cui 127 in prestiti e 81 a fondo perduto. Però appunto questa occasione storica, per approfittare di tutta questa situazione, bisogna varare il piano di cui tu appunto raccontavi. Numerose sono le priorità: l'economia green, infrastrutture, digitale, la sanità, la competitività. Poi ci sono anche le riforme: pensioni, mercato del lavoro, fisco, giustizia, pubblica amministrazione, istruzione, concorrenza. Ora, come si fa a utilizzare questi soldi, che sono virtuali, nel senso che senza progetti non si potranno ottenere questi fondi? C'è una nuova task force per gestire queste risorse, un'iniziativa annunciata dallo stesso Premier Giuseppe Conte. Il modello non sarà quello delle numerose task force nate nel periodo caldo dell'emergenza Covid, piuttosto quello di Strategia Italia, cioè una struttura costituita a febbraio 2019, il cui obiettivo era accelerare gli investimenti pubblici. Quindi ci sarà una cabina di regia presieduta dallo stesso Conte, che comprenderà i principali ministri interessati: economia, sviluppo economico, infrastrutture, sud, innovazione, forse anche rappresentanti di regioni e comuni, e si occuperà delle scelte e delle priorità di spesa, quindi deciderà come ripartire i miliardi garantiti dal Recovery Fund. La realtà però è che il Recovery Fund, come dicevo prima, potrà essere utile solo se ci saranno dei progetti validi da finanziare per migliorare ovviamente la qualità del nostro paese e la nostra capacità di crescita. Di questo dobbiamo parlare, perché se non ci sono buoni progetti non arrivano i fondi per finanziarli. Di contro, se questi progetti ci sono, allora i soldi si troveranno sempre. Certo. Ricordo che l'Europa ha messo da tempo a disposizione numerosi fondi per i progetti, in particolare dell'innovazione. L'Italia però fa fatica a trovare dei progetti, qui mi riferisco al mondo delle aziende, per accedere a questi finanziamenti. Ci sono società di consulenza specializzate, noi lavoriamo spesso con queste società come fonti autorevoli e interessanti del mercato, che ci raccontano delle difficoltà, dei limiti oggettivi di molte aziende che hanno queste problematiche. Poi, venendo al tema di cui avevi accennato
sul ruolo dello Stato all'interno della, sì, delle aziende private. Beh, allora su questo riprenderei un interessante intervento di Stefano Manzocchi del Centro Studi di Confindustria, pubblicato sul Sole 24 Ore. La ripresa, dice, passa dall'industria e non dallo Stato. I prodotti manifatturieri, innanzitutto diciamo, rappresentano il 98% delle esportazioni dei beni italiani e l'80% delle esportazioni totali, compresi i servizi. Quindi senza l'industria manifatturiera non si può raggiungere l'equilibrio della bilancia dei pagamenti correnti, che è la condizione, scrive Manzocchi, per sostenere la crescita di un'economia aperta nel medio e lungo periodo. Inoltre il settore manifatturiero è la principale fonte di investimenti tecnologici in Italia, quindi è da qui che parte la crescita della produttività a lungo termine. Cosa vuol dire? Vuol dire che non possiamo affidarci solo allo Stato che entra all'interno delle aziende, certamente utile per riprendere nel breve periodo, però poi bisognerà trovare delle soluzioni per una nuova forma di interazione e per una ripresa economica sostenibile dove le aziende giocano un ruolo di primo piano. Questo sicuramente, ne parliamo, come dicevi, anche sul nostro quotidiano online Parole di Management e nel corso anche dei nostri eventi, sulle nostre riviste. Questo è sicuramente un punto fondamentale. Mi interessava anche far notare come le aziende, non per forza solo quelle grandi ma anche più piccole, possono vincere questo periodo di crisi puntando sull'innovazione. Pensiamo per esempio, come sottolinea il Sole 24 Ore, che Microsoft, puntando sul cloud, ha chiuso il secondo trimestre del 2020 con un utile di 1,46 dollari per azione, molto di più rispetto alle previsioni. I ricavi sono stati di 38 miliardi, una crescita del 13% su base annua. Tesla anche ha chiuso in utile la quarta trimestrale consecutiva, però ci sono anche altre aziende che, puntando sull'innovazione, per esempio anche nella logistica, possono sicuramente trovare nuove strade. È il caso per esempio di Thun, giusto Dario? Giusto, perché stiamo parlando di un'azienda di ceramica, un'azienda di Bolzano che ha acquisito il 100% del capitale di un'azienda che è un operatore digitale logistico specializzato nel supportare le aziende nel processo di innovazione digitale. Partiamo dallo scenario. Il lockdown ha imposto delle nuove modalità di offerta dei propri servizi, dei propri prodotti ai clienti. Mi sto riferendo a tutta la parte di e-commerce. Abbiamo assistito a consegne, soprattutto di un player come Amazon, che ha consegnato, ma come tanti altri operatori, in tutto il periodo di lockdown ha continuato, perché poi ovviamente quando si utilizza un nuovo servizio poi magari lo si apprezza. E quindi tutte le aziende, o meglio molte aziende, si stanno orientando verso lo spostamento del proprio business dalla presenza fisica, quindi dei negozi fisici, a dei negozi digitali, quindi l'e-commerce. Questa operazione in realtà di Thun fa seguito alla costituzione di un gruppo strategico, un'apertura a operazioni di fusione e acquisizioni in un ambito di un piano industriale iniziato nel 2019 che si concluderà nel 2024, che comprende proprio un significativo percorso di internazionalizzazione e di sviluppo omnicanale di tutte le aziende. Ecco, il termine omnicanale è quello che fa la differenza in questo periodo, cioè riuscire a offrire un'esperienza di acquisto ai clienti che possa passare da diversi canali. Sì, il mercato bisogna ovviamente presidiarlo in maniera differente, lo dicevamo, la nuova normalità passa anche da questo. Sì, si tratta di unire digitale e fisico, molto, molto in sintesi, ecco. Chiudiamo però con dei dati che non fanno proprio ben sperare, perché secondo quanto emerge dal rapporto Istat sui livelli di istruzione e i ritorni occupazionali del 2019, in Italia il 62% delle persone tra i 25 e i 64 anni ha almeno il diploma, ma nell'UE sono molti di più, il 78%, e la quota
di popolazione con titolo di studio terziario, come la laurea, continua a essere molto bassa, il 19% contro il 33% dell'UE. Solo Spagna, Malta e Portogallo hanno valori inferiori all'Italia. Il tempo a nostra disposizione per oggi è finito, io vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio ovviamente Dario Colombo. Grazie, grazie a tutti. E vi do appuntamento domani. Arrivederci. Arrivederci.